Ciao amiche e ciao amici, per la rubrica Top 5, le 5 cose che le donne non devono fare davanti al partner. Allora, perché abbattono, diciamo così, la passione, il mistero e quindi la felicità di coppia da un punto di vista erotico? Il primo è la buffata, farsi vedere, mangiare in modo smodato, indiscriminato. Non è abbastanza negativo da un punto di vista, diciamo così, della capacità poi di sedurre. Poi abbiamo il depilarsi, e anche questo fa parte di quelle funzioni che andrebbero eliminate completamente, come la manicure e il pedicure. Il terzo e anche come quarto le varie funzioni corporali bisogna tenere la porta del bagno chiusa perché abbattono, diciamo così, la libido poi fondamentalmente. E anche l'altra funzione è quella del tingersi i capelli davanti al partner, cioè tutte quelle attività che sono normali, che però abbattono un po' quel fascino e quel mistero che una persona può, che diciamo che è richiesto nella seduzione. Perché l'amante attira di più della moglie, diciamo così? Perché l'amante si presenta sempre in tiro, sempre perfetta, non la vedi effettuarsi le funzioni corporali, depilarsi, tingersi i capelli, tutte queste cose qua. Che diciamo, fanno sì che si perda quel mistero, quel fascino, e quindi bisogna cercare il più possibile. Comunque, una donna dovrebbe cercare il più possibile di evitarlo perché generano un calo molto rapido della passione. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale, avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. In più, se questo video ti è piaciuto, metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!